Allora, vediamo. Dovrebbe... Ho capito! Ok, è partito su Twitch. È partito su YouTube. Intanto suonano contemporaneamente due telefoni. Madonna mia, che culo. Allora, tutto pronto qui? Joystick, mamma mia. Un po' di filo in più, no? Vabbè, perfetto. Aspettiamo una decina di secondi altri e partiamo. Ok, signori, benvenuti tutti in questa nuova live di Gensler Corps. Oggi siamo tornati col secondo episodio di Gears of War Ultimate Edition su PC. Ok, qui posso fare in questo modo. Perfetto. Siamo in live, funziona tutto, non è esploso nulla per adesso, quindi sono contento. Dicevo, siamo tornati col secondo episodio di Gears of War. Intanto io devo vedere una cosa perché mi dimentico sempre. Mi sta esplodendo il cervello. Sì, esattamente tu. Esattamente tu, brutto, schifoso, che non sei altro, devi stare così. Grazie. Più o meno, cioè. Facciamo finta che vada bene, dai. Non lo ha visto nessuno. È decentrato, lo so, non si riesce a centrare. Continuiamo con da dove ci eravamo fermati la scorsa volta. Che era nel Berserker, dovevamo buttare giù il Berserker. Non sarà per niente facile. Intanto, come sempre, i caricamenti di questo gioco sono qualcosa di fantastico. Soldato semplice Phoenix. Il tenente Kim è morto. Ci siamo ritirati nella tomba e ci serve una via di uscita. Abbiamo già vista questa cutscene, ma la rivediamo. Confermo controllo. Morti in battaglia. Ricevuto. C'è un cortile dall'altra parte del palazzo. È l'opzione migliore. Ricevuto. Beh, di certo non possiamo restare qui. Sei Baird. Sì, esatto, stronzo. E tu chi saresti? Quello che ti rompe il culo. Silenzio. Non muovetevi. Cos'era? Un berserker. Può sentirci. Può sentire il nostro odore. Dai, è piccolino. That was a bad idea, my friend. Oddio. Controllo qui Delta. C'è un berserker nelle vicinanze. Che cosa facciamo? Non sparate, Delta. Le armi normali non funzionano. Avete ancora il martello dell'alba? Affermativo, controllo. Il satellite vi coprirà per pochi minuti ancora. Uscite e usate il martello. È la sola cosa che funzionerà. Ricevuto. Delta, chiudo. Ok, gente, restate qua. Siamo venuti a salvarvi e ci riusciremo. Tom, andiamo. Muoversi. Come dire, il lavoro sporco tocca sempre a me. Allora, qual è il piano? Mi sa che possiamo soltanto farci inseguire.
qui è dove hanno... Silenzio. Levati dal cazzo, Dom. Questa parte del gioco ogni volta mi fa venire un'ansia tremenda, raga. Perché ogni volta non ricordo da dove minchia arriva il berserker. Ah, arriva da quella porta, ok, ora mi ricordo. Muoversi, muoversi. Ok, devo attirarlo qui. Pezzo di merda! Dove minchia è andato? Non ci sto credendo. Dom, sei un idiota. Sei un grandissimo idiota. Muoversi, muoversi. Mi ha spiaccicato contro una colonna. Che bella la mia vita. Muoversi, muoversi. Aia. Porca puttana. Muoversi, muoversi. Idiota. Dom, levati dal cazzo! Resta
Vieni, vieni, bel bambino di papà. Odio le missioni a tempo. Sono morto! Eva. Mancava pochissimo. Devo rifare tutto. Ah, che si muoversi. Dai, bestione. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Puttana Eva, che cazzo di schivata! Dai, bestio! Dai, levati dal cazzo! Leviamoci di mezzo, muoversi. Satelliti collegati. Ok, allora. È stordito, prendilo di mira. Dai, dai, squagliati, schifo umano! Cioè, volevo dire schifo lucostifero. Controllo, qui Delta. Rispondete. Vi ricevo, Marcus. Il colonnello Hoffman è in contatto radio.
Siamo con gli Alfa e abbiamo il risonatore. Molto bene. Aspettate altri ordini. State bene, ragazzi. Dobbiamo andarcene da qui. Tra poco farà buio. E allora? Delta, abbiamo un altro obiettivo. Portate il risonatore nello stabilimento Letia Emulsion, a ovest della vostra posizione. Il comando passa al sergente Phoenix da questo momento. Sergente? Ricevuto. Aspettiamo i Raven. Negativo. La zona è troppo pericolosa per gli elicotteri. Dovete trovare un'altra strada. Chiudo. Ricevuto. Come al solito. Mai promuovere un tipo furbo. No, no. Promuovete un fesso. Carichiamo questa roba fino allo stabilimento. No, lascia perdere. Ho un'idea. Davvero? E quale sarebbe, genio? Basta. Muoviamoci. Prima volta che ho affrontato il Berserk ero tipo spaventato come una merda. Ero piccolissimo quando la prima volta che ci giocai. Che piano. Non hai piano. Dici solo cazzate. Non capivo piano. Come caspita doverlo uccidere. Era difficilissimo. Forse anche perché lo giocavo alla difficoltà massima all'epoca. Quindi raggrupparsi. Marcus, qui Ania. Martello dell'Alba scollegato. Satellite scollegato. Perfetto. A me non garascher, dai. Controllo, siamo fuori dalla tomba. La fabbrica di Emulsion è poco più avanti. Attenti però, si stanno avvicinando dei nemici. Sanno di sicuro dove siete. Allora, io direi che vado in alto, in basso ci faccio andare gli altri. Percorso di sinistra. E io andiamo a sinistra, voi due andate a destra. Vabbè. Io per adesso vado di Ganasher qui. Che schifo. Oh, siamo bloccati. Vedi se trovi un'altra via d'accesso. Ricevuto. Ti richiamo dopo che sono in live, ciao. Guardali che carini, boomshot. Credo che questa sia attualmente la nostra... Merda, la pistola! Forse non è una buona idea. Non è da succedere. Oh. Dannazione, sono grossi quasi quanto te, Cole. Già, quasi. Mi dispiace un po' lasciare il Ganasher, ma questo... Si sta ritirando. Già, vuole aspettare. Ci tiene per dopo. Come dessert. Cazzate. Pensi che scherzi? Credo che ti sei fottuto il cervello. Ecco che penso. Oh, che carino. Come due stronzi al primo appuntamento. Batti terra. Salve. Ma... contro ste cavalletto, come si chiamano, non sarebbe più comodo usare l'insetticida? A quanto pare non esiste. O forse hanno finito il DDT, boh. Ma che cazzo? Si è teletrasportato. Scienziati monnelli. Non sapete fare un DDT. Scienziati di merda. Però abbiamo il risonatore e la bomba solare, dai. Beard. A quanto pare Salvini degli extraspaziali non ha ancora aperto bocca perché forse non ha giocato a Gears. Boh.
Non potevo non farlo, era troppo divertente. Mi sono lasciato tentare. Sappiamo che Baird si becca un colpo di fucile da cecchino. Tu sei andato, mo. Uno. Due. Divertente come cado. Non mi dire che ho fatto la cazzata. Fucile d'assalto, vai. Comunque ci ha lasciato. Comunque ci ha lasciato non solo un occhio, ma ben due occhi della testa. What? Oh. Che carino. Altri schifi? Prima che lascio il boom shot. C'è altro? Lascia perdere, si chiama vaneggiamento quello che faccio. Conosco queste pratiche occulte, signore. Non mi ricordo se in questa versione... Sì, in questa versione le munizioni del cecchino le puoi prendere dalle casse e vai. Perché negli altri no, è considerata un'arma, diciamo, un po' speciale. Io con quest'arma sono molto contento. La seconda o terza volta che ho giocato Gears ho finito tutta la run da questo punto con solo col cecchino e la pistola. Il perché? Perché non sono normale. Ti servirebbe una mano. Dobbiamo andarci. Se hai un piano, è il momento di dircelo. Conosco un tizio che vive qui, ha un veicolo. Un Junker tutto scassato, però funziona. Come? Tu conosci uno di questi tizi? Già, c'è un campo più avanti. E allora, hai a che fare con quei derelitti? Non ho a che fare con loro, sto cercando qualcuno. Sta zitto, Baird, muoviamoci. Che ho detto? Di sicuro ci sono degli arenati simpatici. Forse no. Allora, gli arenati sono delle persone che sono volute restare fuori dai complessi dei COG, dei complessi abitativi e di combattimento dei COG, e vivono praticamente da soli, arenati. Ah no, di qua è la zona per andarsene. Io vorrei prendere qui sotto, perché secondo me ci sono oggetti interessanti. Innanzitutto un divano da distruggere, poi munizioni. Sono passato attraverso. Forza, visto? Te l'avevo detto che ci inseguiva. Ehi, ho capito. Pronto a combattere. Qualcuno rianima Baird? Ho da fare. C'è uno schifo di locuta, affanculo. Non mi fate sprecare i colpi dello sniper, smettetela di muovervi, dai. Oh.
immagino, Jamie. Uno. Merda. Due. Esci. Tre. Tipo, ehi tizio, devo sparare in testa, ti metti in posizione di sponda. Oh, mi dispiace, pensavo volessi colpirmi con la diligenza che mi fai. Qualcosa del genere, dai. Ma qualcuno mi spiega come l'ho mancato adesso? Devo riprendere un po' la mano con il fucile da cecchino del primo Gears, perché a livello di movimento è pochito diverso rispetto a quello degli altri Gears of War che ho giocato di recente. È molto più legnoso come movimento, però è comunque un cecchino, a me piacciono i cecchini. Comunque sì, mi piacerebbe che le locuste mi rispondessero in quel modo, sai, mi renderebbe molto felice. Run. Abietti. Non ho capito quale ho falciato, ma va bene. Qua gente si teletrasporta. Continua a farsi sotto. Chiami un falegname, lo leviga un po'. What? Ecco, ti piacerà. No, non credo proprio. Oh, dai, Gemini, il fatto del fucile legnoso, fai schifo. Che bello il muro. Pronto a combattere. Questi stronzi ci vogliono tre colpi in testa? Ma questo perché l'ha mancato? Oh, era ora, cazzo. Il prossimo! Tanto so che stanno per sbucarne altri, su, su. Le munizioni, grazie. Dove sono i nemici? Oh, qua arriva un Raven. Non è finita, Baird. Ricarica la tua arma. Perché? Ecco perché. Ehi, dammi la mano. Macchina di merda. Ora mi spiegate perché quel colpo non dovrebbe andare a segno? Tirati su! Pezzo di idiota. A posto, va bene. Aggrupparsi! Sì, signore! Senti, non puoi essere anche antigranate, ma boh! Granata!
come? Li ho fatti neri. Non è finita, Baird. Ricarica la tua arma. Perché? Ecco perché. Ehi, dammi la mano. Sfiga, vorrebbe quel tizio si fosse buggato. Dom! Mamma da troia, no? Comunque mi devo spuntare a dopo forse. No, Jenny, non resti qui, la prego. Non se ne vada. Mi tengi compagnia. Morto. Morto. Mentre sto sparando non ti puoi abbassare così però, cioè che cazzo sei? Udi. Col puttana Eva. Tutto ciò non è possibile. Ricarica la tua arma. Perché? Ecco perché. Ecco. È scriptato, non lo puoi colpire finché non sposti la macchina. Che stronzata tremenda. Altri? Gli abbietti con lo sniper non gli sparo. Ne ho preso un altro. Altri? Cavolo, non me lo devi neanche ripetere. Le munizioni del mio fucile sono state messe a dura prova. In riga. Che vuol dire in riga non ci riesco? Ho dimenticato come si usano i piedi. Allora, qui c'è niente. C'è un'altra medaglia dei COG. Ehi amico, come butta? Solito schifo. C'è Franklin? Sì, solito posto. Grazie. Le vostre stronzate COG non vi servono qui. Ehi, ehi, porco! Parlo con te, porcello. Fanculo. Lascia perdere, Baird.
E tu chi sei, mia madre? Quelli sono topi? Tocca a te, Don. Non preoccuparti, non ti deluderò. Ehi, Santiago, che cosa ci fai qui? Nessuna notizia, amico, altrimenti te lo direi. Non mi va che ci vedano insieme, capito? Non va bene per gli affari. Dammi quello Junker. Che? Ma che sei matto? Non scherzo, ci serve. Mi dispiace se hai problemi, amico, ma non ti darò mai il mio mezzo. Mi devi un favore e me lo renderai. Subito! Va bene, d'accordo. Ha una condizione, però. Loro restano qui, come garanzia. Ci servono altre bocche di fuoco. Fatto. È alla stazione Chaps. Perché non lo vai a prendere? Ehi, Santiago! Ora siamo pari, amico. Niente più favori, bastardo. Te l'avevo detto che avevo un piano. Il tuo piano fa schifo. Ehi, via le mani dalla merce. Non toccate. Sì, tu. Merda, chiudo. Allora, questa è una parte del gioco un pelino impestata. Allora, dove andiamo? Non Frank? È molto semplice da il distributore di Chaps, superare. F la tredicesima. Sono un sacco di locuste, tra qui e lì. Cazzo, fate come dico io. Fermatevi ai punti di sosta per le munizioni. Il primo è lungo il fiume. Quindi, se fossi al vostro posto, porterei subito il culo là. Capito? Ci sono i Krillin adesso, merda. Molto impestato. Arrivare a prendere questo mezzo e poi tornare. Si fa tardi. Abbiamo il punto di sosta. Ok, poi. Fuck off! Miss. Questo è andato. Per le scale! Tom! Andiamo! Ne ho preso uno! Il problema di sto fucile è che può portare poche munizioni.
Sì, non dovrebbe esserci molta altra gente prima di arrivare lì. Spero. Krill. Tu madre. Quello non era un bersaglio, no, Dom? Era un pupazzo, un peccazzo di peluche. Non lo vedo! Come l'ho mancato? Pronto a combattere! Uno ne devi accoppare, uno! Puttana tua mamma! Si fa tardi. Abbiamo il punto di sosta. Ah, che due palle. Incompetente. Fanculo la precisione, chi se ne frega. Faranno bene. Ok. Per le scale. Andiamo! Pronto a combattere! Che diavolo. Dom pensa a sparare per cortesia. Ciao Krill. Ania, abbiamo attraversato il fiume. Il punto di sosta 1 dovrebbe essere più avanti. Come va, Bert? Ah, è una merda. Qualcuno ha riconosciuto Cole. Adesso tutti vogliono sentire le storie di quel fesso. E si sono anche messi a chiedergli l'autografo. Ehi, Cole, facci l'autografo! Voi dove diavolo siete adesso? Ci stiamo lavorando, restate lì. Non ricordo se quello sia infiammabile. Non lo è. Ok, devo evitare di passare nelle zone buie. Resta là, arriviamo. Resta sotto la luce. Oh merda. Questo è quello che succede quando vai in una zona senza luce o scoperta. Ora è buio, state attenti.
Ormai i Krill dovrebbero essere in giro. Ah già, hanno appena ucciso quelli che stavano al punto di sosta 1. Merda. Va bene, ciao Santiago. Vuol dire che vengono da questa parte. Johnson, le luci. Amico, datti una mossa. Il punto di sosta 2 è lì davanti. Ok. Quante munizioni? Tutto al massimo, sul serio. Bellissimo. 24 colpi, ovvero se faccio centro, 24 locuste morte. Ok. Buca di vermi! Sparate i barili! Qua devo andare molto calmo, non posso lasciare come un pazzo perché sennò muoio per i Krill. Come quell'idiota di merda. Potevi uscire dall'altro lato, era più semplice, dai. Ci ho provato. Morto. Ogni barile di propano mi serve della luce. Alla gente non piacerà, Marcos. Loro la usano sta roba. O facciamo così o ci ammazzano. Quindi lo facciamo. Ce ne sono altri? Run! Che due palle! Dai, 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 dai! Gli ho staccato la testa, la colonna vertebrale, tutto. Finally. Passeremo attraverso l'edificio. Finito. Ok. Qui per ora sono al sicuro. Che bella moto. Dovrei smetterla di per i mobili. Cool. Ci sei? Tutto ok? Certo, baby. Abbiamo il contatto. Ci stanno facendo una cena da sballo. Ci prenderà una dissenteria con tutta sta merda. Baird ancora deve riprendersi. E a Baird di stare zitto e di mangiare. Torniamo presto. Ricevuto. Gentilezza di Baird, ci verrà una dissenteria con tutta sta merda. Magari quelli stanno cucinando le cose migliori che hanno in quella situazione e... No, perché lui è Baird.
Non ti ho visto arrivare. Ora va bene. Sì, ho sprecato un colpo per un abietto. Mannaggia il cazzo. Sarebbe bello se tutti i nemici di Gears li potessi mandare giù con un colpo di cecchino, ma no! Ne. Non, ma io non volevo sparare. Decapitated. Ok. Troika down, la prima. Ha senso! Pronto a combattere! Quella laggata non mi è piaciuta per niente. Non mi ricordo come dovevo fare per accendere le luci. Ah, aspetta, forse mi ricordo. In riga. Raggrupparsi. Ti seguo. Voglio saperne niente. Venite a prendermi. Così. Controllo, dove andiamo? Proprio... Prendete il vicolo che si trova alla vostra sinistra. È buio pesto, non ce la faremo mai. Sei sempre lì. Ehi, sono Cole. Baird è accesso. Ascolta, questi fanno sul serio. Hanno le armi più grosse. Qualcuno di noi ci lascerà le penne. Vi veniamo a prendere al più presto. Datevi una mossa. Chiudo. Ok. Delta, qui controllo. Vediamo dei nemici sul radar, accanto alla posizione di Delta 2. Ricevuto, loro lo sanno. Affermativo, stanno prendendo misure difensive.
Ricevuto. Delta, chiudo. Un momento, per favore. Ok. Allora. No. Let's go. Sfonda la porta. Ne vedo due. Mi ero dimenticato che i Krill uccidessero anche le locuste. Dom, sei stupido come la merda. Bellissimo. Cioè, è troppo soddisfacente vedergli saltare la testa. Mancarli in questo modo stupido. Puttana Eva. Blocchi la visuale. Fly, baby, fly. Non è una tanica di benzina quella, è una foglia, vaffanculo. Ok. Mi servono munizioni per lo snipe. Raggrupparsi. Ti seguo. Resta qua. Io entro per spostare quella luce. Ehi, aggiornami. Ci sono delle locuste e stanno per arrivare anche i Krill. Ce la fate a resistere? Per ora sì, ma prima tornate e meglio è. Sono stato chiaro? Ricevuto. Phoenix, chiudo. Ok, vado a spostare il riflettore. Cerchiamo di far passare qualcuno. Guarda che appena sposto questa, i Krill scendono. Se faccio così... Ok. Grazie, Dom. Quello me lo punto lì per sicurezza, non si sa mai.
Abietti di merda. Dom, perché sei inutile? No, sul serio. Nel primo Gears fai davvero cacare. Ve lo potete mangiare per favore, Krill? No, non voglio questo, rivoglio il mio cecchino. Avanti. Merda. Grazie, gentilissimi. Baird, sono Marcus, rispondi, passo. Baird. La radio non va. Dobbiamo tornare là. Non c'è niente a cui sparare. Geronimo! Ah. Dom. Raggrupparsi. Sono con te. Non mi sembra. Run. Merda. In riga. Ok. Ehi, hey, chi sei? Ah, che facce da culo. Ci manda Franklin. Sì, come no. So cosa fate qui, dannazione. Stiamo cercando la stazione di Chaps. Davvero? Buona fortuna. Non ci sono luci fino a là. Mi sa che siete fottuti, eh? Ah, davvero? Vabbè, entra nella casa, io accendo le luci. Jack, resta qui e stai in contatto con questo tizio. Sì, ok, ci parlo io con questo derelitto. Potete contare su di me. Niente cazzate. Ehi, beh, tanto non vi rivedo se faccio una cazzata. Perché sarete morti. Questo lo ammazzo. Ok, signori, anche per oggi questo... No, ho sbagliato, scusate. Volevo dire questo. Anche per oggi, signori, questa live finisce qui. Noi ci rivediamo domani. Sempre con Gears of War Ultimate Edition. Continueremo col terzo episodio. Vi invito a passare da YouTube, da tutti i canali degli streamer.
passate anche dal sito web di Games del Corso e da tutti gli altri social. Da Non Sei di Gibit è tutto, noi ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti. Ma che cazzo? Oh!